Coraggio, coraggio. I figli non sono chiodi. Buona giornata a tutti e a tutte, carissimi amici che ci seguite su Padre Pio TV. Siamo anche oggi con il dono di un pensiero dagli scritti di Padre Pio. A volte i pensieri di Padre Pio sono semplici, proprio come incisivi, piccoli segreti per la gioia dell'anima. E potrebbero in certi casi rassomigliare tantissimo ad un aforisma. Così è il pensiero di oggi, donato a noi per la giornata del 20 novembre. Dice Padre Pio: coraggio, coraggio, i figli non sono chiodi. È un po' oscura, anche se vogliamo, questa affermazione, perché si presta a varie interpretazioni. I figli non sono chiodi significa che sicuramente non vanno martellati e neanche vale il proverbio che dice che chiodo schiaccia chiodo, ecco, che si possano successivamente piantare nel legno dei chiodi che quasi vengono paragonati a delle persone inerti, fatti di ferro, senza anima. Abbiamo tutti bisogno di scoprire che i figli sono un pianeta a sé, ciascuno diverso dall'altro, per caratteristiche non solo somatiche, ma anche per il temperamento, per le doti di natura che potrebbero aver ricevuto, per i carismi soprannaturali di cui il Signore ha arricchito i vostri figli. E ciascuno di noi è portatore di una originalità, di un'esemplarità che non è ripetibile, non è riproducibile. I figli non sono chiodi, ci dice Padre Pio, ma potremmo aggiungere anche noi, magari con le nostre parole, i figli non sono neanche dei trofei, non possiamo esibirli, non possiamo collocarli in vetrina, perché magari riproponiamo nella loro vita ciò che a noi non è stato dato di realizzare. I figli hanno bisogno di essere seguiti, non possiamo immaginare che anche se un nostro figlio ha una necessità concreta, un altro al posto nostro la può soddisfare. Forse anche quando un nostro figlio è carente in qualche materia scolastica, meglio sarebbe rimanergli vicino che non rivolgerci ad un insegnante di sostegno. Se avessimo questa capacità, dedicare del tempo, dedicare le nostre, i nostri pomeriggi, ecco, crescere insieme con loro, migliorare insieme con loro, perché siamo tutti alla stessa scuola, nella condizione di poter imparare ogni giorno di più. Gli aforismi di Padre Pio ci toccano un po' il cuore. Facciamo attenzione a tutto quello che anche a volte troviamo in internet, nel web. Ci sono cose ridicolissime, vi vorrei mettere in guardia. Aforismi e frasi celebri, a volte si trovano delle sezioni in determinati siti che dicono una frase a caso di Padre Pio, oppure la data della morte di Padre Pio, o peggio ancora, il segno zodiacale di Padre Pio.
aprite gli occhi, aprite il cuore, rivolgiamo la nostra attenzione a tutto ciò che di Padre Pio ha la vera impronta, quell'insegnamento così sostanziale e spirituale che lui ha voluto lasciarci. Buona e santa giornata a tutti, pace e bene.